storia Zenon, con la coda pettinata e risplendente sotto il sole, e il cavallo fulminato che la vede lì passare, ammirandone la grazia, incomincia a domandare: chi sarà la puledra Margarita? Dove va? A passeggio nel giardino. Lei è già la puledra preferita, senza senne ma la seguirà tutto il giorno a passeggiare. La puledra Margarita è radiosa come il sole, ha le ciglia molto lunghe ed assomiglia ad un bel fior. Il cavallo innamorato che la mira mentre va si è pure emozionato e riprende a domandare: chi sarà la puledra Margarita? Dove va? A passeggio nel giardino. Lei è già la puledra preferita, senza senne ma lui la segueva, via col vento a passeggiare, senza senne ma